Oh, ciao a tutti ragazzi! Ciao a tutti! Che stamattina un fenomeno ha parcheggiato un paese, ha parcheggiato il trattore, è entrato dentro un paese. C'è divieto dei mezzi superiori a 35 quintali, ma questo è, lo fa come gli pare, è parcheggiato lì lungo la strada, a paese, e gli è andata bene finora, che gli hanno ancora fatto la multa, ma passavigili gliela fanno. C'è il cartello lì, ma oh, niente, morte lui, qui ancora questo. È capitato in altri casi qualcun altro, che qui i camionisti. Qui nel mio paesello di camionisti siamo in diversi, e parcheggio ci viene autorizzato nella zona industriale, nella zona artigianale, zona industriale, ma qualcuno il trattore no, se lo porta sotto le finestre, lo porta sotto le finestre di casa, no? D'altra parte non si sta parlando di scienziati, via, voglio dire, cioè. È sempre stato così, no? Non si sta parlando di luminari, diciamo, via. Si parla di camionismo. E ma poi li fanno passare la voglia, e dai di portare il trattore dentro il paese. Ah! Ora stamattina c'ho da fare. Stamattina c'ho da fare, ma un po' tutte le 2 settimane che c'ho da fa parecchio, c'ho da fa. Però volevo parlare di una cosa, di quanto è migliorato, no? Al di là di tutto quello che si sente, di là chiaramente di tanti problemi, tante problematiche, tante criticità. Tanti lati, tanti problemi, ma negli anni, quanta la tecnologia, l'evoluzione delle cose ha migliorato questo mestiere, no? Il mestiere del camionista. E ci pensavo proprio ieri, ritornando indietro nei primi anni 80, quando ho cominciato io, ragazzi. Primi anni 80 quando ho cominciato io, che i mezzi erano quelli che erano, che qualcuno si è ammazzato proprio perché i mezzi erano quelli che erano, e quindi la tecnologia ha aiutato tanto, no? In questo settore, in questo mestiere del camionista. Negli anni ci sono state tutte queste evoluzioni a livello tecnologico, a livello proprio pratico. E cambio, quando ho cominciato io, si parla dei primi anni 80, allora non c'erano freni a disco, non c'erano freni a disco, c'erano freni a tamburo, quindi con le ganasce, no? Classici, però di Aganascia, e già quelli qualcuno si è ammazzato un po' proprio per quel motivo lì. Uno scende dalla Cisa, un altro sull'Appennino in fondo là, cos'è, a Rioveggio, in fondo alla discesa, per fermarsi strisciò tutto nel muro lì, poi si ammazzò, mi sembra, perché i freni a tamburo, a secondo come li usavi, cominciava, se facevi delle frenate, diciamo frequenti, e
dopo poco ti si scaldavano i tamburi, si scaldavano ferodi, il ferodo diventava si cristallizzava, diventava praticamente è come strusciare due specchi. Il ferodo si cristallizzava e sul tamburo non faceva più l'attrito, era come strusciare insieme due pezzetti di vetro e non ti fermavi più. In discesa, quindi dovevi viaggiare con la testa sulle spalle. Meno male non c'erano distrazioni, perché i telefonini non c'erano. E comunque dovevi scendere le discese. A me mi insegnarono i vecchi che la discesa la scendevi con la stessa marcia che facevi la salita, anzi mezza marcia meno. Quindi se salivi a 30 scendevi a 20 col freno motore, sentivi più che altro il rumore di quando schiacciavi sulla pedana, c'era pulsante, quello che c'è sempre stato. Poi anche dopo c'è stato messo il ritardo, poi c'è stato montato il ritardo sotto i rallentatori, ma il freno motore era anche quello che ci spingevi il camion in quegli anni là. Il freno motore era quel pulsante sulla pedana che ci spingevi anche il camion, ci spingevi il motore. E il freno motore, ma sentivi più che altro il rumore, ma l'azione frenante del motore dovevi scendere con le marce basse, colpi di freno decisi, colpi di freno distanziati fra loro ma decisi. Il motore con 300 quintali che ti spingevano nel rimorchio, il rimorchio che ti spingeva con 300 quintali sopra, faceva festa andare su di giri, ti dovevi saper gestire bene il freno per arrivare in fondo sano e salvo con i freni sempre funzionanti. Quindi non c'erano freni al disco, non c'era l'ABS, non c'era il deumidificatore, l'essiccatore, via, non c'era l'essiccatore sull'impianto dell'aria, non c'erano l'essiccatori, non esisteva, quindi l'inverno si congelava la condensa che si creava nell'impianto dell'aria. Di tanto in tanto, anzi spesso, dovevi scaricare la condensa da serbatoi dell'aria, ti dovevi ricordare di tanto in tanto di scaricare la condensa da serbatoi dell'aria, che in terra facevi delle pozzanghere d'acqua, perché ti si congelava la condensa nei tubi e non ti passava più l'aria da tubi, o ti si bloccava la valvola dei freni. Quindi non c'era Webasto. Quando ho cominciato io, Webasto ancora no. Non mi ricordo se ce l'avevano più ricchi, più signori, ma Webasto io ce l'ho cominciato. Il primo Webasto, io ho iniziato nell'82, il primo camion con il Webasto ce l'ho avuto nell'89. Il Webasto, almeno io fino all'89 non ce l'ho mai avuto. Il capo diceva: oh, dove ti mando fa freddo, portati via un bel pacco di coperte perché dove vai domani fa freddo, se rimani lì portati via un bel pacco di coperte. Poi non c'erano telefonini, non c'erano cellulari, quindi qualsiasi cosa ti succedeva, niente, dovevi raggiungere una cabina del telefono, un telefono a gettoni, ti dovevi arrangiare con le tue mani, non c'erano cellulari, non c'erano telefoni, nulla, c'era il CB, si parlava col CB, qualcuno ti si fermava a darti una mano, se eri nei problemi c'era molto spirito di altruismo, perché qualcuno ti vedeva magari fermo, con problemi, poi
noi qui a Livorno, figuriamoci, il nostro mestiere qui era, era anche una, diciamo, un modo di vita, uno stile di vita. Qui ci si conosceva tutti, a Livorno bene o male ci si conosceva tutti, quindi qualcuno si fermava, ti vedeva con problemi, ma anche non di Livorno, cioè era proprio un modo di fare di quegli anni lì, perché appunto non c'era il telefonino. Oggi magari pensi che quello ha chiamato la ditta, ha chiamato qualcuno. I tempi non sono più quelli di una volta, si corre, c'è fretta ad arrivare, insomma non ti fermi più, menefreghismo, magari anche c'è tanto menefreghismo, non c'è più quello spirito d'altruismo, no, tra colleghi che c'era quegli anni là, perché la stima fra di noi, poi i casi particolari c'erano anche a quegli anni là, c'era l'infame, l'ignorante, ma erano meno, c'è lo spirito d'altruismo, l'unione, specialmente se ti conoscevi, ma anche di vista, cioè qui, ripeto, qui da noi era proprio un modo di fare. Sul camion tutti ci avevano le stesse abitudini, si partiva più o meno agli stessi orari, ci si chiamava al CB la mattina in partenza, con qualcuno ti trovavi bene o male sempre, i punti dove ci si fermava a fare colazione erano sempre gli stessi, se non ti sentivi al CB ti trovavi magari al bar da Enrico a Pisa, sull'Aurelia, vecchia Aurelia, oppure ti trovavi in cima alla Cisa, ti trovavi a Firenze a far colazione, ti trovavi a Ponte d'Era, quando poi dopo c'è stata la Fipilì, perché non c'erano nemmeno le strade come ora, quando ho cominciato io, tante strade non erano come ora, la tangenziale a Milano era a due corsie, c'era meno traffico, però comunque era a due corsie, l'autostrada da Parma a Milano era a due corsie, e la Fipilì non esisteva, non c'era, ci si fermava a Topascio, un altro punto dove era abitudine nostra vedere le zone, la colazione la mattina a Topascio, se si andava verso Bologna, se si saliva su per l'Appennini, da qui generalmente si partiva e si andava per tutta la strada statale, la normale, diciamo, strada normale, si andava fino ad Altopascio. Ad Altopascio c'era il bar, si fermava a fare colazione, lì ti ritrovavi un po', no? Con qualcuno. E poi Altopascio si prendeva l'autostrada. Era proprio questi modi di fare qui, era proprio le abitudini che ci saliva lì nella zona. E personaggi caratteristici, personaggi tipici, quello, un camionista era, uno era un pittore, un personaggio veramente, un altro dei personaggi caratteristici di questo mestiere, lui era veramente forte, un carattere, un tipo caratteristico, era un pittore, camionista e pittore, ma pittore bravo, a parte lo chiamavano Basetta, il Basetta, capelli lunghi anche lui, baffoni, e a volte lo trovavi dentro un autogrill anche sulla Cisa, tirava fuori qualche quadro, l'appoggiava, vendeva quadri in autogrill, tirava fuori qualche quadro, l'appoggiava alle ruote del rimorchio, alle ruote del trattore, portava, io l'ho conosciuto che faceva container. Quando l'ho conosciuto io, non so se ha fatto altri tipi di trasporto, ma io quando l'ho conosciuto io faceva i container, e lui era un camionista, era un pittore, anche un bravo pittore, Basetta. Ora è passato da mo a miglior vita. E faceva l'esposizione dei quadri, in autogrill si fermava, vendeva quadri. E c'erano anche questi personaggi, no? Ora mi è venuto in mente lui, poi ce n'era altri.
predicatore, un altro personaggio. Era un modo di, proprio un modo di fare, no? Proprio così. Quindi ritornando a bomba, guarda che domani ti mando dove vai te, fa freddo, portati via un pacco di coperte. Mi è capitato di rimanere 3 giorni piantato nella neve su a Bergamo, il secondo anno che lo facevo, sto camionista. Rimasi bloccato nella neve 3 giorni su, fuori da Grumello, lì, in quella zona lì. Quindi non c'erano telefonini per avvisare, non c'erano telepass, si usava per lo più la ViaCard. Io quando ho cominciato la ViaCard, il telepass non ce l'avevo, almeno io non ce l'avevo. E poi tutto il resto, cioè era proprio un lavoro che si faceva in maniera proprio con pochi come si può dire, ci sapeva lo stretto indispensabile, diciamo, ci sapeva giusto lo stretto indispensabile, non ci avevamo grandi aiuti come oggi della tecnologia, non c'erano navigatori, si viaggiava con l'Atlante stradale, poi arrivavi in zona, diciamo, in zona, ti fermavi al distributore, a un bar, chiedevi, o telefonavi comunque con gettoni nella cabina e trovavi il posto. Il clima era diverso, tutti gli anni nevicava, il gasolio, non c'era il gasolio invernale, si congelava la paraffina nel gasolio. A me mi è capitato di rimanere a piedi per il gasolio, poi devi metterti lì, accendere dei fuochi, ti scaldavi sotto il serbatoio dove c'è il pescante, ti scaldavi bene o male i tubi, quelli più esposti, lontani dal motore, dove si congelava il gasolio, cercavi bene o male di cavartela con le tue mani, con le potevi fare, e ripartivi. E quindi la tecnologia, riflettendo un po' su queste cose, col passare degli anni, nonostante comunque resti sempre un mestiere pesante, duro, e si sa, no, non può essere modificato, il lavoro è quello. Sei lontano da casa, non sai se ritorni, sai quando parti, non sai se torni, quando torni. Però la tecnologia, col passare degli anni, lo stile, il modo di lavorare, diciamo, lo stile di questo lavoro, il modo di lavorare è migliorato tanto, il comfort, i mezzi stessi, il comfort a bordo è migliorato tanto. Chi lo sa come mai noi abbiamo insistito a fare quel mestiere, nonostante tante difficoltà, ripeto quello che ho detto, no? tante difficoltà, tante mancanze che oggi invece ci sono di supporti d'aiuto tecnologici, e mancavano gli autisti, cioè mancavano i posti per gli autisti, c'era più autisti, gli autisti erano selezionati, c'era selezione, c'era più l'offerta e la richiesta quell'anno là, nonostante tutto. E la spiegazione erano che era l'interesse economico, è chiaro, cioè, quegli anni là giravano soldi, guadagnavi, a parte qualche azienda, qualche dittarella scasciata che c'erano anche in quegli anni là, ma come ho già detto, nelle ditte, nelle aziende quelle più scasciate, quelle da 3 palle un soldo, come le definisco io, le definivo
che a quei tempi là le ditte da tre panne e un soldo comunque trovavano autisti, perché c'era quello, il classico scappato di ASA, no? Quello che gli interessava lavorare a nero, perché se no doveva dare mantenimento alla ex moglie, che e preferiva andare in queste ditte lì che magari non t'assicuravano, un po' simpo, no, così a... no, e perché non interessava nemmeno essere messo in regola, se no doveva dare mantenimento all'ex moglie, o quello fresco di patente doveva imparare, andava in queste ditte, c'erano e pagavano un po' come pagavano, ma pagavano un po' come pagavano, un po' meno, ma comunque pagavano. Magari c'era, cioè, quello ti pagava a settimana, quello e comunque c'era più l'offerta di camionisti che della richiesta, nonostante tutto quel sistema lì di lavorare, per modo di lavorare, di non avere tutti i comfort e gli aiuti che via via a mano negli anni ci sono arrivati, no? È andata così, ragazzi. Vi saluto e buon proseguimento di questa giornata. Alla prossima, ciao a tutti.